Buonasera, sono Riccardo Brama, il capo ingegnere di Ratio Computer. Per Audishow e per il Subacqueo, per Audishow 2018, quest'anno presentiamo fondamentalmente un importante aggiornamento per quella che è la nostra gamma di computer dedicati al mondo dei rebreather. Come i nostri clienti sanno, fino ad oggi i nostri computer non permettevano la calibrazione dei sensori con dei gas arbitrari e quindi non permettevano ad esempio di scegliere l'ossigeno come gas di calibrazione. Oggi come oggi invece la Ratio Computer vi permette di utilizzare fondamentalmente qualunque gas voi desideriate, posto che non sia un gas ipossico, come gas di calibrazione della vostra macchina. La cosa è molto semplice, vi basterà scegliere la frazione d'ossigeno che voi volete utilizzare come gas di calibrazione, in questo caso noi abbiamo il 98%, per avere la vostra macchina calibrata ad esempio ad ossigeno. Abilitate i sensori, premete Save to e grazie al cielo avete la vostra macchina calibrata con il gas che scegliete. Le innovazioni su quello che è il comparto REB non finiscono qui. Il nostro dive computer ora vi permette anche di avere a disposizione un algoritmo di votazione logica per scegliere di quale sensore fidarsi nella lettura della vostra PO2 media. I due sensori più vicini verranno utilizzati nel caso che un sensore sia fallace, altrimenti la media sarà eseguita sui tre sensori. Nel caso nessun sensore sia disponibile, la fiducia verrà data a uno, l'altro o l'altro ancora dei sensori disponibili, dei sensori attivati. A breve sarà possibile modificare anche questo comportamento dando la possibilità all'utente di scegliere quale sensore ossigeno utilizzare per la lettura della PO2. Le innovazioni non finiscono qui, il nostro aggiornamento di software inserisce un'altra lunga lista di bug fix, come ad esempio la selezione dei colori nel display. Abbiamo corretto anche un piccolo problema legato alla visualizzazione grafica nell'impostazione dei set point del rebreather e veramente un'altra lunga serie di piccoli dettagli per rendere questa macchina ancora più interessante e ancora più performante per tutti i nostri utenti. Grazie e buona Audi a tutti.